La società aretina è una società che consuma e che non dà valore a quello che ha. Il cittadino aretino rischia di dare valore a quello che consuma e non a quello che è. Per questo bisogna interrogarci tutti e insieme, rafforzando quelle intese che ci sono, la cultura forte che abbiamo come aretini, trovare una risposta. Arezzo, assieme a Milano, Venezia, Bologna e Torino, ha un triste primato, quello del maggior numero di decessi per overdose. 10 è infatti il numero di morti per droga nella provincia di Arezzo dal 1 gennaio 2017 ad oggi. Si tratta di 9 uomini e una donna, alcuni di loro giovanissimi. Più della metà dei decessi è avvenuto nel comune capoluogo. A rendere noti questi dati è GeoVerdose, una mappa interattiva sviluppata da 2 medici della Società Italiana Tossicodipendenze, che tiene traccia delle morti per overdose che vengono registrate lungo tutto il territorio nazionale e che viene aggiornata sulla base di segnalazioni e notizie di stampa. Serve a anticipare e avvisare quei territori di quei fenomeni di epidemie di overdose che tendenzialmente si organizzano intorno a delle partite di droga o troppo pure o contaminate e diluite da sostanze mortali. Questa realtà non è però la realtà geolocalizzata ad Arezzo. Ad Arezzo c'è un'altra realtà, quella delle persone che stanno iniziando a usare e non sanno usare. E possono essere o persone che hanno smesso, o persone che si stanno avviando per un'insoddisfazione grave, per una sofferenza mentale, perché sta diventando la società e la città dell'uso di sostanze. Ma questo è vero anche per i giovanissimi, che non hanno per fortuna ad oggi, a quest'anno, ancora patito la morte, ma l'anno scorso abbiamo avuto 4 giovanissime nella provincia d'Arezzo. Ed erano 4 che aggredivano la vita, aggredivano le sostanze, usavano le sostanze con una voracità che è tipica di questa generazione, che fa tutto subito. A questo serve questa applicazione, che ci informa che a Arezzo ci sono stati degli eventi di overdose, anche mortale.